Ma l'ufficio di presidenza si è aggiornato alla settimana prossima, restano sul tavolo le nostre valutazioni e le nostre proposte. La prima è collegata alla necessità che l'opposizione a questo governo sia un'opposizione netta, seria, credibile, alternativa. La seconda questione è che ci sia, e io ritengo che questo sia doveroso, un azzeramento delle cariche per mettere in campo un sistema di elezione della nostra classe dirigente che sia un sistema dal basso. L'ufficio di presidenza si riunirà la prossima settimana, vedremo su questo che passi in avanti faremo, ma questa è la posizione che di cui sono convinto e che viene condivisa da tantissimi colleghi. Ecco, questo è importante. La terza questione che è importante è che noi dobbiamo non dare l'idea, la sensazione all'esterno che questo partito sia a periodi forza Renzi o forza Salvini. Questo è un partito che deve recuperare sui contenuti e domani pomeriggio alle 15.30 faremo una grossa iniziativa proprio per parlare di contenuti qui a Roma e che deve recuperare il contatto con gli elettori anche con un modello organizzativo che sia in grado di penetrare sui territori. Questi sono i temi in discussione, dobbiamo farlo non inseguendo gli altri ma recuperando ruolo, visibilità e contenuti per forza. Lei ha bocciato lo schema Berlusconi regista Salvini centravanti? No, io dico che il centravanti dovrà essere scelto, ma il centravanti lo scelgono gli elettori. È stato un confronto molto positivo. Abbiamo parlato della continuazione del patto del Nazareno per quanto riguarda ovviamente le riforme costituzionali e la difficoltà di trovare una soluzione sulla riforma elettorale, ed è stato detto che le due cose devono andare di pari passo. Abbiamo detto che dobbiamo riempire di contenuti la nostra opposizione in maniera tale che sia più chiara anche nella pubblica opinione. Abbiamo detto che dovremo procedere a una riorganizzazione del partito, perché il partito comunque, anche di fronte ai risultati elettorali, va riorganizzato a livello territoriale. Di tutte queste cose c'è stata una discussione che non si è conclusa oggi e che si può continuare e forse concludere settimana prossima.